il tema di come fare un progetto e-commerce, anche non con numeri clamorosi, perché adesso l'obiettivo del 2021, su cui al momento siamo in target, è di fare 1,5 milioni di fatturato, però soprattutto da subito con un'attenzione al rientro dell'investimento e della sostenibilità del progetto. E alcune volte si riesce, alcune volte no, però dal mio punto di vista è importante non, diciamo, porsi il problema: devo fare un e-commerce, quindi vado a cercare la società informatica, ma fare la parte iniziale di analisi strategia, definizione del budget, sviluppo del progetto informatico, che è importantissimo, e misurazione, e attraverso l'analisi dei dati cercare il miglioramento continuo. Se anche le ipotesi che avevo fatto, i dati mi dicono che non le sto attendendo, cambiare subito, provare un'altra cosa, misurarla e vedere che risultato porta. Questa è una differenza importante. Se io faccio una campagna di affissioni fuori dal casello Rimini Nord della mia azienda, di una promozione della mia azienda, se ho sbagliato la grafica e chi esce dal casello non legge il messaggio, ormai quella è andata, cioè la devo fare la volta dopo. Invece online, nel giro di pochi giorni, riesco a capire se chi sta pagando il click e arriva sul sito ci sta 2 secondi e va via, ci sta 1 minuto e aggiunge al carrello. Quindi se il messaggio che ho pensato non è valido, cambiamo il messaggio. Se la pagina su cui li porto non è valida, interveniamo sulla pagina. Abbiamo questa possibilità se leggiamo bene i dati.